attacca in testa. Sono costretto a pensarci perché sovente molti me lo fanno rivedere, me lo fanno descrivere ed è riconosco che è stata una corsa fatta bene, ho corso bene, mi hanno ripreso bene, quindi senza volerlo ho dato un messaggio positivo dello sport, che ho dato un messaggio appunto di gioia, di divertimento e non di rabbia. Abbiamo battuto un certo Martin Luther King, il quale solo nel 63 aveva fatto quella dichiarazione dicendo: il mio sogno è quello di vedere in futuro un bianco e un nero che vadano in giro mano nella mano. Noi nel 60 l'abbiamo fatto, quindi lo sport come sempre batte la politica. E l'abbiamo fatto in maniera molto ingenua, molto, molto semplice, molto genuina. Andavamo in giro sotto lo stretto controllo degli allenatori, perché a quei tempi si diceva mai prima delle gare, quindi è stato un rapporto molto bello, ma ahimè leggermente platonico. Leggermente platonico, con il suo grande rammarico. Anche, sì, anche perché quando poi finalmente cerchiamo di passare da Platone ad Aristotele, cioè alla fine delle gare, io mi presento al villaggio olimpico femminile, perché a quei tempi c'era una divisione fra quello maschile e quello femminile, pronto per passare a fare questo cambio. E purtroppo lei era già partita perché il comitato olimpico americano era talmente povero che non aveva i soldi per pagare una giornata in più di soggiorno al villaggio olimpico, che costava, mi pare, $15 o $20, per cui per $15 o $20 ho perso la finale olimpica anche con un atleta di colore. Beh, con Bebe Bicchiera tentavo di parlare, perché è una persona molto schiva, molto chiusa, aveva un linguaggio, un inglese incomprensibile, quindi sono anche lì gran sorriso e basta. Con Cassius Clay invece per fortuna non ho dialogato, perché ho scoperto dopo molti anni, e questa scoperta l'ha fatto un giornalista mio amico, che era leggermente innamorato di Wilma Rudolph, quindi se mi fosse avvicinato probabilmente avrei corso delle serie rischi. Gli ultimi 60 metri, poi che avanza al largo, Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. È stata una bella festa dello sport, dove tutti eravamo uguali, dove tutti ci sorridevamo, ci cerchiamo di dialogare anche se la lingua crea delle difficoltà, però era un momento bello con tanto calore e tanto colore. Roma ha dato un esempio di fraternità e di uguaglianza che ha coinvolto tutti gli atleti, tant'è vero che ancora in questi ultimi anni un premio Pulitzer americano, parlando delle Olimpiadi, ha scritto un libro dicendo che quelle di Roma sono state le più belle Olimpiadi dell'epoca moderna. Lo spirito olimpico riesce a permeare tutti di entusiasmo, di slanci creativi, di voglia di conoscersi, di stare insieme, annulla ogni tipo di differenza, nessun tipo di discriminazione né di tipo etnico, né di tipo ideologico, né di tipo confessionale. Veramente lo spirito olimpico è un messaggio bello che coinvolge una nazione completamente. E adesso il fatto che Roma si candidi è un fatto molto positivo, anche perché finalmente il CIO ha capito che, dato l'enorme numero di ormai di specialità sportive che coinvolgono le Olimpiadi, non è più possibile concentrare tutto in una città sola, quindi poter disseminare le prove olimpiche in diverse città ottiene due effetti fondamentali. Primo, evitare di fare troppe costruzioni anomale sovraccaricando la sua città. Secondo, di diminuire i costi e quindi dare a tutte le città, quelle più importanti, di soddisfare le loro vocazioni sportive, perché una città che abbia dei bei impianti di un certo sport è giusto che abbia anche il titolo e il merito di poter fare anche un evento olimpico. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia. Il campione non si crea, il campione è un fatto eccezionale che si trova per caso, e la fortuna è trovare il campione che abbia le qualità specifiche per quel determinato sport.